Ehi là, benvenuti in questo nuovo appuntamento, siamo su Pokémon Infinite Fusions. È da un po' di tempo che lo tengo d'occhio, ho visto tantissime fusioni create da altri youtuber e credo che sia giunto il momento di crearne anche alcune delle mie. Ovviamente ci chiamiamo Link, non possiamo sbagliarci e via! La Sylph Company è orgogliosa di presentare un nuovo prodotto che rivoluzionerà il mondo del combattimento dei Pokémon. Ah, il cuneo DNA... Questo rivoluzionario attrezzo si riesce ad estrarre il DNA di due Pokémon e di combinarlo insieme per creare una specie nuova. Abbiamo Gengar e Nidorino che ci fanno una dimostrazione, i due eterni rivali. Ok, mi aspettavo qualcosina di diverso, non so esattamente cosa, ma diverso. E ovviamente i Pokémon fusi sono più performanti di quelli normali. Ok, noi siamo nella mia stanza, possiamo correre con Z. Con X si apre il menu. E si chiude anche. Ok, mi era comparso un doppio overlay, non lo so. Chi è? È una lettera della Lega Pokémon, aprila! Siamo felici di annunciare che la tua richiesta per partecipare alla Lega Pokémon è stata accettata. Bene, è molto, effettivamente è molto meglio così che no, che prendi, parti e vai all'avventura. Devi esserci la Lega Pokémon appunto che ti dice: ehi, guarda, puoi fare l'allenatore oppure no. Il mio rivale si chiama Blue, sì, non è importante il nome. Ok, nostra sorella ci dà anche la sua benedizione per diventare allenatore di Pokémon. Ecco il nostro rivale. Sì, anch'io sono stato accettato dalla Lega Pokémon, tranquillo, non sei l'unico. Vabbè, vado senza Pokémon, sarà uguale, immagino, no? Ah, ma è professore! Ma perché non potevi... Ma potevi stare direttamente al laboratorio, vecchio? Vediamo un po', Charmander, vuoi Charmander? Ma certo, neanche controllo gli altri. Vi do un soprannome, sì, Tosti. Hai preso Charmander? Eh beh, io ho DNA Splicer. Oh no. Maledetto. Ma già più forte di me? Non è giusto. Non così veloce, facciamo una lotta e vediamo chi è più forte. Cavoli, se siamo un personaggio di JoJo? Uguale. Bel nome. Bel nome, Squirtosauro. Può rispondere con un Gravio. Yeah. Ok, ho vinto. Forse la vince per forza. Comunque sì, l'ho battuta alla fine. Dai, livello 6. Non ci credo che ho fatto a perdere con un Pokémon fuso. Perché fai schifo. Però quando vai a prendere la parcella danno gratis un DNA Splicer a tutti. Ma è fantastico. Allora devo catturare assolutamente un Pokémon. Ci sono un totale di 175.000 specie. Mamma mia. Non posso chiederti di completarle tutte. Vabbè, grazie che non posso completare il Pokédex, amico mio. Magari intanto faccio qualche fusione standard con loro due. Vediamo che esce fuori. Tanto per cominciare, no? Ok, un Rattata con una coda di fuoco. Ratmander. Che nome buffo. Sì, è una fusione dei loro due nomi, ma è un nome troppo divertente. Aspetta, ma il DNA Splicer si deve comprare ogni volta? E costa pure un bel po', costa! Ma dammeli tutti, dammeli! Ma che cavolo! Cavoli, non pensavo dovessi comprarlo ogni volta! Ora ho capito. Aspetta, ma... Cioè, fondo Tosti con Rattata? Ah, un Pokémon già fuso non può essere fuso un'altra volta. Ok, sì, defondiamoli. Ok, quindi fondiamo Rattata e un altro Rattata. Mamma mia, che roba creiamo! Bellissimo! Mi sembrava dallo spread bellissimo, non lo so. Sembrava un topo gigante che comandava altri topi. Esattamente quello che pensavo, Rattata. Perché Rattata è diventato Rattata. Ok, Rattata, lo tengo, ok. Ora mi tocca combattere qualche allenatore per fare un po' di soldi per comprarmi le pozioni. Però prima voglio catturare un Pidgey e vedere cosa esce. Da quello che ho letto, praticamente quasi nulla, c'è una mezza specie di storia nel gioco. Quindi magari vado avanti, non faccio video lunghi, però almeno faccio vedere qualche fusione e un po' di storia. Così almeno, se no farei solo short altrimenti. Oddio. Pidmander. Beh, è volante fuoco, natura decisa. Beh, insomma, non sarebbe male, eh. Sapete cosa? Per questo video la termino qui. Non vorrei sprecare altri DNA Splicer. Però...
Sicuramente andrò avanti, mi sta intrigando parecchio come gioco, soprattutto per le fusioni, ovviamente. Ad ogni modo, il video termina qui, vi ringrazio per averlo seguito, spero che la serie possa piacervi nel lungo termine perché durerà un bel po', non so quanto, ma durerà abbastanza. Ad ogni modo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!